le sfide sono quelle di sempre. L'arma già due secoli fa nacque per dare sicurezza ai cittadini ed essere sul territorio. Questa è la sfida anche di oggi, dare sicurezza a tutti i cittadini perché ciascuno si senta sicuro in casa propria e sul proprio territorio. Quali sono le, diciamo, le emergenze peculiari del territorio che lei rappresenta? Ma le emergenze del territorio sono, mi riferisco alle quattro regioni che sono affidate al Comando Interregionale Vittorio Veneto, sono quelle della criminalità comune, nota a tutti e che allarma tanto i cittadini, non abituati forse a certe forme di prevaricazione che oggi purtroppo diventano prioritarie rispetto ad altre forme di delinquenza. D'altro canto siamo anche molto attenti alle infiltrazioni della criminalità organizzata, di cui non si hanno ancora riscontri giudiziari certi, ma che sicuramente nella logica proprio della criminalità organizzata tende ad infiltrarsi in territori che sono più ricchi e anche socialmente forse meno preparati a questo contrasto, quali sono i territori del nord. Ecco, qui in questi giorni c'è stato anche lo scandalo delle tangenti, l'inchiesta che ha sconvolto la politica veneta con i lavori del MOD, un commento, perché sono stati coinvolti anche i rappresentanti delle forze dell'ordine. Certo, sono fatti che non dovrebbero succedere, sono fatti che un pochettino ledono l'immagine anche del nostro paese, ma sono i fatti sui quali sono certo che gli inquirenti sapranno fare piena luce ed accertare le responsabilità di chi ha sbagliato. Ieri si è scelto il nuovo sindaco a Pavia, cioè una domanda che un po' sconfina anche nella politica, però va detto che la campagna elettorale in gran parte insomma verteva proprio sulla sicurezza, quindi c'è molta attesa su questo fronte, come collaborerete ovviamente con il nuovo sindaco? Ma noi siamo molto lieti che si apra un nuovo discorso sulla sicurezza, che sicuramente non è un discorso nuovo per la città di Padova, e sicuramente avere un interlocutore nuovo al tavolo del Comitato Provinciale sarà utile e foriero di altri punti di vista, di altri modelli organizzativi, e siamo certi che questo contribuirà ad elevare sicuramente il livello di sicurezza, così come ormai nel solco di tanti anni di impegno delle forze di polizia in Padova e nel Veneto. Scusi, il Pellegrino mi mette in difficoltà nel momento in cui c'è richiesta di sicurezza. La spending review impone una revisione della spesa, quindi indubbiamente ha anche dei tagli, ma l'Arma dei Carabinieri, per parlare della nostra organizzazione, già da anni ha adottato modelli organizzativi che consentono di mantenere il livello di efficacia sul territorio. Attualmente noi non abbiamo criticità in nessun settore operativo, abbiamo dovuto sicuramente effettuare anche dei tagli e lo abbiamo fatto soprattutto su quelli che sono i settori logistici, dove si può incidere senza far venire meno la presenza dei carabinieri sulla strada e senza abbassare il livello di sicurezza per le comunità. Però tocca anche però gli straordinari per quello che sono in vari ambiti, questo... Certo, sicuramente ci sono anche dei problemi che si riflettono sul nostro personale. Si riflettono sul personale che è colpito anche dal blocco degli aumenti, delle promozioni scatti che già dal 2011 riguarda tutto il comparto pubblico. Per quanto riguarda la presenza sul territorio non ha comportato carenze perché si è riuscito a trovare delle soluzioni organizzative che consentono di fare fronte a tutte le esigenze investigative e di prevenzione. Grazie. Grazie a voi.